Ciao a tutti my friends e ben ritrovati. Oggi giornata molto speciale all'autodromo di Barcellona, non tanto per i tempi sul giro registrati dalle Formula 1, ma per quanto si è visto da un punto di vista tecnico. Ne parliamo con Paolo Ciccaroni in diretta telefonica. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao a tutti. Allora raccontami un po' cosa è successo oggi in pista, perché ho visto Hamilton che faceva su e giù con il volante. Beh, mi passi la battuta, direi che finalmente la Formula 1 ha dato una sterzata all'interesse della stagione. Questo perché la Mercedes oggi con Hamilton ha introdotto un sistema tale per cui, arrivando in curva, il volante entra, si infossa, poi in accelerazione il volante si sposta, quindi ha un effetto basculante che finora sulle macchine non si era ancora visto, almeno in corsa, e questo ha innescato tutta una serie di illazioni, di storie. Il sistema si chiama DAS, ovvero Dual Axis Steering, perché dal punto di vista tecnico introducono qualcosa di nuovo che fa discutere, e ultimamente la Formula 1 era abbastanza piatta. Sì. Poi dal punto di vista pratico, beh, stanno aprendo una strada, se la manterranno, sempre ammesso che poi non verranno fuori i cavilli, gabole, la roba del genere, che potrebbe portare a degli sviluppi interessanti, e quindi un'area importante che finora non era stata verificata, perché finora in Formula 1 c'era un sistema molto semplice: sospensioni intelligenti che sono state vietate, quindi le sospensioni attive, certo. E parliamo già di qualcosa di 30 anni fa in Formula 1. Le quattro ruote sterzanti sono state vietate anche quelle, quindi per quanto riguarda gli angoli di sterzo abbiamo degli angoli di camber che sono obbligatori, perché la Pirelli ha imposto degli angoli di sicurezza per l'utilizzo delle gomme. Il e quindi che non è su quell'elemento lì, esatto, c'era gran poco da fare, e quindi hanno cercato di approfondire un'area su cui da qui potrebbero venire fuori delle cose molto interessanti. Anche perché Cicca, qui hanno dato, perché lo sterzo è sempre stato bidimensionale di fatto, no? Poi progressivo o non progressivo, però realmente qui si è data una tridimensionalità ad un oggetto, appunto, che fino a ieri era bidimensionale, cioè lo giravi a destra e a sinistra, ma il fatto di dargli anche il movimento in profondità era un comando che sino ad oggi sulle automobili non si era ancora visto. Cioè il volante lo puoi regolare in profondità per posizionarlo, per farti sedere più comodo. Lo fai sulle auto di serie quando devi regolarti il volante in profondità. Sì, ma non è un comando, non è un comando. È qualcosa che rimane fisso lì, non si muove una volta che l'hai regolato. Qui invece hanno introdotto il concetto di un volante mobile, e ci sono varie ipotesi. Qualcuno è convinto che sia più che altro uno scherzo o un modo per depistare l'attenzione su qualcos'altro che stanno utilizzando e che è ben nascosto, infatti c'è qualcuno che non si fida. Qualcun altro invece ha sostenuto che potrebbe essere un sistema tale per cui, avendo uno schema di sospensione anteriori che in frenata tende ad avere un minimo di beccheggio, e sappiamo bene che una macchina da corsa di beccheggio e rullio ne ha veramente molto poco, e magari i braccetti potrebbero andare ad interferire con i braccetti dello sterzo, allora c'è un sistema mobile. Insomma, diciamo che le ipotesi in questo momento però sono tante, di certezze nessuna, però sullo stesso video, parla di quello. Però Paolo, sullo stesso video che ha pubblicato Formula1.com, quindi il canale più ufficiale in assoluto della Formula 1, si vede proprio come nel momento in cui Hamilton muove il volante, soprattutto il rettilineo, la convergenza tende a chiudere. Tra l'altro stamattina ha utilizzato pochissime gomme, ha fatto moltissimi giri, per cui potrebbe essere veramente un uovo di Colombo per l'utilizzo anche delle gomme, oltre al fatto di assicurare più velocità in rettilineo e una miglior dinamicità nell'ingresso in curva. Questo sistema potrebbe anche permettere un utilizzo migliore delle gomme, per cui è veramente un uovo di Colombo. Mi riporta un pochino ai tempi, magari correggimi se sbaglio, quando Williams stava sperimentando il CVT con nel 93, mi sembra fosse l'anno, 92 o 93, insomma in quegli anni. Sì, quel periodo l'anno. Esatto, quel cambio CVT che poi non fu mai utilizzato, fu bandito, ma era una di quelle innovazioni tipo uovo di Colombo come questa, in cui tutti gli altri non c'erano arrivati e loro invece erano già avanti nello sviluppo di una tecnica meccanica che gli avrebbe permesso di avere un secondo e mezzo di vantaggio, ma soprattutto un vantaggio che si porta avanti nel tempo, perché questo sistema sicuramente da oggi anche gli altri si metteranno a svilupparlo, sempre che non avessero qualcosa di simile in canna pronto anche loro, ma
prima di mettere a punto una soluzione del genere, collaudarla, validarla, provarla al simulatore e poi portarla in pista, insomma di mesi ne passano, e un vantaggio teorico la Mercedes potrebbe averlo da questo sistema. L'altra cosa che mi è piaciuta della dichiarazione di Ellison, che ricordiamo che era un ex ingegnere della Ferrari, cacciato tra l'altro non una volta ma due volte se non ricordo male, poi magari raccontiamo anche la storia di Ellison cicca, ma di fatto questo sistema è solamente uno di quelli visibili, l'ha descritto così, di tutti quelli che sono presenti all'interno della W11. Quindi la cosa stupefacente è questa: magari lui voleva vantarsi del fatto appunto di aver trovato questa genialata, ma realmente quella macchina potrebbe avere tanti segreti nascosti che noi non conosciamo, magari ce l'aveva anche la W10, che poi permettono a questa macchina di essere super veloce, super costante e sempre in grado di esprimersi al meglio su quasi tutte le piste. Beh, diciamo allora che il problema grosso della Formula 1, da quando sono state vietate le sospensioni attive, è quello di riuscire a far funzionare al meglio le gomme in tutte le condizioni, ovvero rettilineo e curva. Dal punto di vista meccanico sono riusciti a fare questo lavoro con dei settaggi, quindi regolazione del differenziale, ripartizione di frenata oppure angoli di sospensione, però sono tutti elementi che restano fissi. In questo momento, se il sistema Mercedes dovesse essere quello per cui sembra, uso sempre il condizionale perché in certo, Formula 1 certo, non certo, si sa mai non cosa mai. Succede, allora introdurono qualcosa di nuovo in un'area che finora non era stata battuta e potrebbe portare a degli sviluppi interessanti. Loro hanno trovato un sistema che gli permette di viaggiare con un mezzo grado in più di ala, per intenderci, ma appunto a migliorare il fatto di avere maggior resistenza aerodinamica dettata da un maggior carico, compensarla con un miglioramento della scorrevolezza che fino a ieri era in rapporto fisso, invece da oggi è un rapporto che si può modificare sulla base di questa tridimensionalità di questo elemento, per cui è una figata da questo punto di vista, è veramente geniale. Tra l'altro il regolamento lo permette perché tu puoi avere il controllo, anzi è permesso il controllo su due ruote sterzanti, però appunto e non tre e non quattro, per cui realmente il regolamento serviva a evitare situazioni come quelle del terzo pedale della Mercedes o appunto quattro ruote sterzanti vere, ma di fatto loro di ruote ne controllano due con questo sistema, per cui semplicemente hanno aggiunto una variabile allo sterzo ad un elemento che è già variabile di per sé, per cui sì, diciamo che la cosa bella della ricerca in Formula 1 è che quando meno te l'aspetti, dove meno te l'aspetti, salta fuori qualcosa di nuovo e poi apre una strada. Può essere una buttata, può essere uno scherzo di carnevale, può essere un primo aprile, quello che è, però in ogni caso se ne sta parlando, se ne sta così discutendo, si è scoperto che ci sono ancora delle aree inedite su una Formula 1 da scoprire, da sviluppare, e questo se non altro fa capire che la Mercedes, oltre che essere una Panzer Division, ha anche un'elasticità mentale, una rapidità di reazione, ma anche il coraggio di affrontare nuove strade che probabilmente qualcun altro manca. Ma tra l'altro Paolo, si parla solo di questo oggi, c'è dei test, non frega niente a nessuno. Tra l'altro questa mattina avevamo parlato di cosa dire questa sera nella seconda puntata delle tre che vogliamo fare, e avevamo detto magari parliamo delle copie delle macchine che abbiamo visto in pista, ma realmente sì, anche perché se mi permetti, oggi la notizia dal punto di vista del computer è che è morto l'inventore del copia e incolla, e quindi cascava proprio a fagiola il copia e incolla della Formula 1 con quello che ha fatto la Racing Point, che praticamente ha ricalcato pari pari la Mercedes dell'anno scorso, però in Formula 1 non è novità, e quindi era un argomento posizioso divertente da portare avanti con quello che è successo negli ultimi anni, così con copie in carta carbone o un monoposto che tra virgolette si sono ispirate al 98% rispetto ad altre. Però infatti, evidentemente infatti Paolo, di macchine uguali ce ne sono state nella storia della Formula 1, mi viene in mente la Benetton nel 95 con la Ligier, che era identica, erano praticamente la stessa macchina, ma ce ne sono state anche altre nel corso della storia. Sì, la nascita della Arrows, che nacque dalla costola della Shadow, il progettista abbandonò la Shadow, crearono questa scuderia, la Arrows, e quando presentarono la macchina erano praticamente uguali, identiche, tant'è che intervenne la federazione, ci fu una serie di denunce, problemi vari, tanto che mi ricordo che all'epoca si parlava di sasso in bocca della Formula 1, perché fino a quel momento ognuno aveva seguito più o meno la propria strada, oppure comprava il telaio da una parte e il motore dall'altra, però erano altri tempi. Erano i tempi in cui tu andavi al supermercato, compravi il cambio Hewland, il motore Ford Cosworth, i cerchi da una parte,
i radiatori li fregavi al Golf, perché all'epoca la Volkswagen Golf aveva i radiatori in alluminio ed erano l'ideale per la Formula 1, e quindi avevi assemblato una macchina da corsa. Oggi invece è un pochino più complicata da questo punto di vista. Certo. Pensa soltanto a dover posizionare un motore, gli accessori, le turbine, i cavi, tutte queste cose qua. Quindi dalla fornitura che prevede cambio retrotreno, motore e altre parti in comune, probabilmente siamo arrivati ad un punto tale in cui il concetto di customer care, customer car, cioè macchina clienti, sì, sì, certo, viene spinto all'ennesima potenza, per cui se c'è una macchina competitiva sul mercato, perché non prenderla invece che doversela costruire ex novo? Però Paolo, il regolamento di Formula 1 prevede che ogni team si costruisca la propria vettura, e quindi teoricamente non si potrebbe utilizzare nemmeno una componente delle vetture dell'anno prima. Mi sembra che da qualche anno a questa parte si stia iniziando a chiudere un occhio, soprattutto per la complessità di fornire motore e cambio, e quindi per forza ci vanno dietro anche le sospensioni posteriori, quindi di fatto se ti porti dietro tutta quella roba ti viene molto simile sicuramente al retrotreno, poi l'avantreno magari lo cambi con la scocca. Ma quello che si sta vedendo in questo momento, ovvero la nuova Racing Point, ma anche la Alfa Tauri, mi viene sempre in mente Toro Rosso, ma insomma anche l'Alfa Tauri è sostanzialmente una Red Bull dello scorso anno. Esatto. E la Haas viene... la Haas ha molti elementi in comune con la Ferrari, quindi cioè è abbastanza normale. Per non parlare della Sauber, anche lei, anche la Sauber ha molti elementi che sono in comune con la Ferrari, chiaramente, ma sono tutte figlie della stessa tecnica motoristica, sì, e quindi chiaramente molte componenti possono essere simili. Però quello che si è visto oggi è veramente una macchina identica, cioè è proprio sputata, per cui di fatto qui si va, secondo me, oltre al regolamento. Non capisco come questa situazione possa essere permessa, visto e considerato che è previsto. Evidentemente, visto che il regolamento tecnico della Formula 1 prevede la proprietà intellettuale, sono riuscito a dimostrare che questa Racing Point è il frutto del lavoro di sviluppo dei tecnici del team, e che quindi hanno utilizzato soltanto parti, motore, cambio, accessori. A parte il fatto che le sospensioni anteriori e quelle posteriori, il cambio e il motore sono praticamente identici, sono quelli Mercedes, e quindi da questo punto di vista sulla parte teleistica e aerodinamica possono sempre dire che hanno tratto ispirazione, e quindi devono essere riusciti a dimostrarlo alla federazione. Sì, facendo qualche modifica qua e là sono riusciti a dimostrare che la macchina è diversa. Sì, essenzialmente la verniciatura, ecco, per esempio il rosa è molto diverso dal grigio metallizzato della Mercedes, e lì la differenza è sostanziale. Tra l'altro, Paolo, scusa se ti disturbo, ma la Benetton e la Ligier erano diverse, perché una montava il motore Honda e l'altra montava il motore Renault, per cui comunque c'era una differenza anche a livello di cambio e a livello di sospensione posteriore. Invece in questo caso le macchine sono identiche anche per quanto riguarda il motore. Identiche. E quindi è clamorosa questa cosa. Comunque senti, devo dirti che mi ha sorpreso questa notizia di questa innovazione. Mi ridà, come dire, un piacere anche nel guardare la Formula 1, perché così apparentemente lo sviluppo tecnico delle macchine si era molto arenato per quanto riguarda la parte motoristica, che poi è quella che a me piace di più in questi ultimi anni. Si era arenato, per modo di dire, perché le soluzioni nuove ci sono, anche se non te le fanno vedere, anche perché poi appunto si vede la differenza tra un motore e l'altro, ma di fatto l'architettura è uguale per tutti, su tutti i V6 V di 90 gradi, quindi insomma sono motori molto simili. Sì, stesso l'esagio corsa. Esatto. Comunque il punto forte a detta dei tecnici rivali, perché naturalmente la prima cosa che abbiamo fatto, siamo entrati in contatto con i tecnici rivali, ti leggo il messaggio che mi è arrivato, sì, non ti dico da chi. Okay. Una gran bella invenzione, perché ottimizza stabilità e temperatura delle gomme. Ecco spiegato il perché di questa situazione. È uno svizzero? Io ti ho detto che mi è arrivato un messaggio da un tecnico. Ok. Non ti ho detto di chi. Va bene, salutamelo dopo. Senti, giornata di domani, anzi ti leggo un pochino i tempi, dai, così facciamo anche un po' il commento sulla giornata di oggi. Perez primo, 1.17.7 con la terza Mercedes. Ricciardo inizia a girare veloce, 17.7. Albon, Gasly, Russell, anche lui comunque la Williams inizia a farsi vedere un po' nelle posizioni che contano. Invece Leclerc è sempre attendista con questo 18.3 che è senza infamia e senza lode, al settimo posto, direi allo stesso tempo tra l'altro di Raikkonen. Insomma, una Ferrari che sta facendo un lavoro di sviluppo per trovare un assetto base che vada bene un po' in tutti i Gran Premi. Insomma, direi che comunque non c'è una... Per adesso, per adesso.
adesso è tutto normale, va bene così, dai. Per adesso okay. Va tutto bene così. Va bene, senti Cicca, io ti saluto e ci sentiamo domani a questo punto. Vediamo un pochino come evolve la situazione. E soprattutto vediamo domani cosa si inventerà la Mercedes a questo punto, perché se è solo una delle innovazioni che hanno, non oso immaginare tutto il resto. Va bene. Ma sai, visto che loro con le vetture stradali praticamente hanno i comandi vocali, non vorrei che magari Hamilton in realtà è al bar a prendere il caffè e poi in Mercedes fai la curva numero uno. Esatto, e può essere. Il problema l'abbiamo risolto così. Può essere, dai. Comunque soluzione che abbiamo battezzato quindi regolare, anzi non noi, ma che la FIA ha battezzato regolare perché è regolare, agisce appunto sullo sterzo in un modo che è fattibile attraverso una piega del regolamento, non c'è nulla di rubato. Perché poi alla fine adesso verrà fuori la Mercedes ruba, sai come sono queste cose qua, no? Sì, vabbè, poi però di fatto è semplicemente una genialata frutto di una attenta lettura del regolamento, come tante genialate del passato della Formula 1 che erano sempre state frutto di un'attenta lettura del regolamento e che poi ovviamente ha portato a dei vantaggi o magari anche degli svantaggi, perché certi che hanno letto bene il regolamento poi per questioni politiche nel corso del tempo sono stati poi penalizzati in favore di altri, ecco, mettiamola così. Ma poi detta questa frase poi si aprono scenari potentissimi che è meglio che lasciamo, chiusi e discutiamo magari in altre sedi. Va bene, questo è tutto, ciao Paolo, grazie, ci sentiamo domani, ciao, a presto, a presto, e mi raccomando, viva la passione per l'auto e per la Formula 1 e full gas così sempre, anche con lo sterzo che fa così perché si può, ciao.